tagliano la testa al toro. Se c'è una legge che si esprime dicendo nessuna scuola può essere costruita nelle immediate vicinanze, insomma non mi ricordo se era un metraggio preciso, nelle immediate vicinanze della, dell'isola ecologica, viva Dio, se non c'è una legge che dica la stessa cosa per l'isola ecologica, si può dedurre, e il buonsenso lo consiglia, non il legislatore, il buonsenso dell'amministratore, il buonsenso consiglia che l'isola ecologica non vada costruita vicino alla scuola, perché il legislatore non è pazzo, non sono i bambini che inquinano o che sono pericolosi per l'isola ecologica, non mi pare. Pare che sia tutto il contrario, che sia l'isola ecologica che nella sua complessità e nella sua gestione potrebbe danneggiare i bambini. La logica e il buonsenso, in assenza del legislatore, ci consiglia di non fare l'isola ecologica nei pressi della scuola. C'è un altro motivo, c'è un motivo squisitamente politico che non è da meno, perché questo motivo politico ha diviso il paese e lo divide su tante altre cose. Noi siamo qui per tentare di sanare, per quello che è possibile, almeno su questo problema, il divaricarsi degli anelli della catena di solidarietà del nostro territorio. Non, certo, non ci interessa se ci dice mascalzoni politici, se ci dice ignoranti, se ci dice che siamo farabutti, se ci dice che sì, se ci dice, non ci interessa. Il problema è che questo per noi è un fatto clientelare, scrivetelo. L'interesse di pochi cittadini che hanno protestato, se volete l'anno ve lo trova, con una lettera viene presa come motivo, insieme alla generica dicitura che quella è una zona turistica, per spostare l'isola ecologica. Non si amministra così, si amministra con la saggezza e la sensibilità con cui abbiamo detto prima, e si amministra rendendo uguali i cittadini, e si rende uguali non sulla legge che lo dice, ma sul modo di comportarsi verso gli uni e verso gli altri. Queste sono le due motivazioni forti per la volontà di parlare Goccio, dopo parlare qui. Sono le due motivazioni forti per cui il Partito Democratico, insieme a tutta quanta l'opposizione, cercherà una ricomposizione senza ritornarci su questi problemi. Ci siamo ritornati perché ce l'avete chiesto voi, ma noi non ne abbiamo fatto menzione. Senza ritornarci vogliamo risolvere il problema e perlomeno su questo tentare di cominciare a risalire la china di una solidarietà, non dico fraterna, ma di una solidarietà accettabile. Diamo la parola a... di spostare, visto che i tempi ci stanno, l'anno e mezzo può passare con un altro mezzo, di spostare l'isola ecologica nell'area che pure l'ingegnere capo aveva individuato. Quindi non faremo torto né agli abitanti del boschetto, agli abitanti del... libereremo la scuola da qualcosa, vedete, non è nocivo, lo dico io, non è nocivo, ma sicuramente non è bello, lo dicevo pure Giovanni prima, no, non è bello. Quindi se la proposta può essere accettata, è una vittoria non nostra, credo sia possa essere una vittoria del sindaco, chiaro? In subordine io voglio chiudere. In subordine, sì, in subordine, dopodiché per me, per quanto ci riguarda, questo sindaco, noi ci andremo, lo riconosciamo, già questa maggioranza, cioè questo sindaco non può continuare a governare senza la maggioranza, a meno che non viene consigliere, come l'ha detto, date che pure i due consiglieri, i tre consiglieri fanno parte della maggioranza e i consiglieri che lo sostengono devono assumere le responsabilità. Io dico addirittura con degli clari di giunti, se fa questo come si è ancora. Questore si sono lamentati del posizionamento di quell'isola ecologica in quel posto, adducendo che la strada era piccola, era di proprietà privata e per cui doveva essere spostata. Poi la chiamata alle armi di due persone ha fatto sì che quest'isola ecologica potesse essere spostata in altra zona. Però farla poi, diciamo, in modo molto cattivo nei comuni, anche dei cittadini anastasiani, soprattutto dei cittadini di quella zona,
È stata una cosa abbastanza brutta, perché ricordo, prima parlavo con i giornalisti, che si avevano la ripresa di quando il sindaco ha detto vicino agli abitanti, il quadrifoglio della zona romana, c'è, no, ma io la lunghezza, ce l'ho io. La lunghezza, ma c'è di finivo quinto piano, per cui il terrore, diciamo, e l'arroganza di questo sindaco va al di là della coerenza dello spostamento, perché lo spostamento si poteva anche fare in quel momento, ma si poteva fare nelle vicinanze, perché il comune di Santa Anastasia ha un altro lotto a fianco a quel lotto già preesistente di altri 3.000 metri. Via il boschetto, subito dopo c'è una foto, e questo lotto ha un accesso diretto dalla strada comunale, per cui non accesso da una strada privata, tranquillamente può essere spostata a 10 metri più sotto, per cui la motivazione dello spostamento, perché questo sito non era raggiungibile da una via privata, è una motivazione un po' scarsa, perché c'è un altro lotto più vicino che può essere raggiunto tranquillamente. No, dal boschetto, perché molti non sanno che il lotto non è unico, e c'è un altro lotto più sotto dove c'è una bella strada comunale che secondo me da questo caso è più di 15 metri. Che si chiama? È lo stesso nome dell'altra strada. Via Gramsci. O Via Bertini. Posso scusare? Comunque di proprietà. E c'è una strada che affaccia su una strada pubblica. Ha una strada o almeno un fronte di 50 metri. Deve essere fatto a portarello. Per cui non deve entrare in nessuna. Ed è questa qua, sì. Sì, da dove prendere? Per cui non è. Io trovo che sia un reato da denunciare alla procura, e poi siamo fatto per questo, non da portare una. Perciò dico, se per alcune perché chiedo un po' a tutti, se il consigliere Barone vuole anche parlare. No, allora il problema secondo voi è corretto parlare solo di isola ecologica? Mi spiego, da questa amministrazione generale da Monte Fio Santa Anastasia, io da osservatore vedo che manca una progettualità complessiva, cioè si vede un'isola ecologica che si sposta, una casetta dei carabinieri che non si sa dove viene, una zona commerciale non definita. Ora, chiaramente non c'è una proposta di amministrazione in questo senso, ma voi come opposizione avete una proposta complessiva di come va gestito un piano edilizio o comunque in generale per la gestione di questo paese. Mi spiego, la isola ecologica e al parco quadrifoglio potrebbe avere un senso come lo potrebbe avere, ma ci sono delle misure di compensazione, dei modi per magari un centro sportivo per fare il contempo delle persone di lavoro, una progettualità complessiva, in modo che, per esempio, il discorso boschetto, se ci fosse delle aree ben definite in cui fare le cose, due persone non spostano un'isola ecologica. Guarda, poi è quasi deciso il discorso generale che l'isola ecologica viene qua, perché qua viene il centro sportivo, qua viene la zona commerciale, qua viene il parcheggio, quindi quei cittadini possono fare un po'. Non so se è chiaro il concetto. Questo modo di ragionare non è stato fatto né la volta scorsa né questa volta, però il sindaco in qualche modo ha detto che lui vuole fare, cioè nella prossimità dovrebbe venire oggi, l'isola ecologica, un palazzetto dello sposto. Questo palazzetto dello sposto, per quello che ricordo io, è nei piani triennali delle opere pubbliche almeno da 20 anni, per cui è difficile anche approcciare un discorso del genere in questo momento storico. La situazione delle altre opere pubbliche che sono del piano commerciale eccetera, il sindaco, come ho denunciato più volte in consiglio comunale, ha fatto scadere i vincoli sulle zone PIP commerciali che sono su via Romani e su via Pomigliano, affidando un incarico da 157.000 euro a dei tecnici esterni, quando noi abbiamo detto che una riscazione di quelle zone poteva essere fatta tranquillamente all'interno del comune dai tecnici del comune, dell'ufficio tecnico, con somme molto molto al di sotto di questa, di questo incarico che è stato affidato. La questione dello spostamento è una cosa grave, perché secondo il mio parere è stata fatta per i picchi, per le cose che ho detto prima. Cioè lui dice io sposto la metto qua perché all'inizio faccio dal quinto piano,
è un ragionamento talmente brutto da non, che un sindaco che deve essere l'espressione di un comune intero non può assolutamente fare, perché si trova ad essere un sindaco di parte quando non è possibile questa cosa. Lo fa vicino a una scuola, quell'isola ecologica è un'isola pericolosa, ma per la logica che all'interno di quell'isola ecologica ci vanno materiali pericolosi, classificati come pericolosi. Non capisco come prodotti che sono pericolosi non recano pericolosità anche all'aria. La proposta che poi noi abbiamo fatto, che io ho messo molto velocemente su carta e che porteremo in commissione, in conferenza di capogruppo, è lo spostamento da vicino alla scuola e portarlo a via Libero Grassi. Io mi sono reso conto che con questa progettazione che ci ha fatto in una mezz'ora, la progettazione ci può andare tranquillamente l'isola ecologica circondata dai terreni, perché non ha nei confini, non c'è né una casa, ma è lontana, le case sono non attaccate a quest'isola ecologica, ma ci può andare bene anche la caserma dei carabinieri, perché noi stiamo parlando di un lotto di proprietà del comune di circa 9.000 metri quadri. Non capisci come non si fa un'isola ecologica di 2-3.000 metri e si lascia 6.000 metri alla caserma dei carabinieri. Nemmeno ci stende 6.000 metri quadrati, ci stende il comando provinciale dei carabinieri, non è 6.000 metri quadrati. Posso aggiungere una cosa a quello che diceva? La domanda di Esulta, cioè, ma c'è una preoccupazione strutturale, sembra che mai una cosa del genere, quello bene, cioè fare un'isola ecologica non può essere fine a se stessa. In realtà ci potrebbe prestare, forse ci sta, quello non sappiamo. Considera che tu, che hanno regolatore una volta, sembra diventata una cosa per pochi indi, cioè non è che noi dell'opposizione siamo riusciti a capire che cosa sta succedendo, perché tu sai bene che la programmazione economica è tutto.